Buonasera a tutti, questo è il video per i miei 300 iscritti e per aver ottenuto in un unico video, quello del Solenne a Seregno, per gli interessati lascio il link in descrizione, per aver ottenuto 10.000 visualizzazioni. Prima di iniziare a parlare di ciò che voglio trattare in questo video, ci tengo a precisare che sto sperimentando l'introduzione parlata, per vedere se sia un metodo valido da utilizzare anche in futuro o altrimenti bocciarlo. Ho come il presentimento che voi vi aspettavate uno speciale. E ho anche un presentimento che voi vi aspettavate che io vi mostrassi nuovamente il mio campanellino di Desio personale. Beh, ci troviamo sotto questo campanellino simulando una vera e propria presentazione parlata sotto un vero campanile. Posso dirvi che possiede 8 campane in tonalità di Do 6, fuse dalla fonderia Lanconi di Bolzoni di Ripalta Cremasca nel 2017, assieme anche ai battagli. Ceppi, le ruote, le maniglie e il castello stesso sono stati realizzati dalla medesima fonderia ma nel 2020. Rispetto al precedente video ho aggiunto alle campane le bocce, che posso chiamare finte bocce perché in polistirolo dipinte, dato che non hanno una vera quindi funzione nella bilanciatura della campana. Qui possiamo vedere quelle della sesta campana. L'uniche campane a cui non ho aggiunto le bocce sono le due piccole, dopo vi spiegherò il motivo. Un'altra cosa che ho aggiunto è il tetto al campanile, si può vedere perfettamente, è removibile. Al completamento del lavoro mancano ancora le balestre, perché le campane possiedono i fermi, qua possiamo vedere quello del campanone, le corde, le bocce alle due minori, che non le presentano tuttora perché voglio studiarmi il ceppo varesino, dato che nel campanile vero di Desio le due minori possiedono il ceppo varesino, e quindi rendere anche quelle del mio più reali, più simili a campane che possiedono un ceppo varesino. E inoltre manca la recinzione al tetto, che aggiungerò a breve. Bene, ma adesso vi mostrerò tutte le finestre di tutte le campane e in seguito, come proprio in un vero video, saliremo in cella campanaria a sentire tutti i suoni. Partiamo dalla finestra del campanone, che è un Do 6. Eccolo qua. Qui invece abbiamo terza e sesta, rispettivamente terza, che è un La 6, e sesta, che è un Mi 6. Per di qua invece vediamo la settima campana, Re 6. Da un po' più lontano, perché nascoste come proprio nel vero campanile di Desio, dato che esiste nella realtà una, credo, una sola posizione che le inquadri, ci sono quinta e quarta, rispettivamente quinta, che è la prima ruota che vedete, e quarta, che è quella dietro, rispettivamente di tonalità Fa 6 e Sol 6. Sopra invece, nel secondo piano del campanile, abbiamo le due minori, eccole qua. La prima campana che vedete è il Si 6 e dietro abbiamo il Do 7. Riguardo la disposizione delle campane, che è identica a quella di Desio, posso dire che ogni lato deve dare 9. La somma del numero che abbiamo affidato a ogni campana deve dare 9. Quindi la seconda campana vale 2, la settima vale 7, la somma è 9. Dietro abbiamo il campanone che vale 8, la prima campana che vale 1, giustamente, abbiamo 9. Qui abbiamo terza e sesta, la cui somma è sempre 9, e quinta e quarta, la cui somma è sempre 9. Prima di salire in cella campanaria ci tenevo a farvi notare che il verso di ogni ruota di ogni campana è identica a quella del campanile di Desio. Per esempio, la ruota del Re 6 è a destra, ed è a destra anche la ruota della settima campana vera del campanile, che è, vabbè, un Si bemolle 2. Quindi rispetto all'osservatore che sta fuori, quindi che non è in cella, la ruota, e non è neanche dietro alla campana, la ruota è a destra. Adesso qui vi metterò la foto della vera campana per confrontarla. Ci tenevo a precisare anche che l'illuminazione che vedete adesso è provvisoria e dovrò aggiungerne una nuova, ho già tutti i componenti per crearla. Ed ora saliremo in cella campanaria a sentire tutti i suoni. Un saluto a tutti, ci troviamo in cella campanaria e queste sono le 8 campane del mio campanellino. Adesso ascolteremo tutti i suoni partendo dalla campana più grande, di nota Do 6, ecco il campanone.
Dalla parte opposta rispetto a questa campana abbiamo la settima, che è Re 6. Sotto al nostro sguardo invece abbiamo il Mi 6. Più in là abbiamo Fa 6 e Sol 6. Sempre sotto i nostri occhi abbiamo il La 6, che vi faccio sentire in una breve distesa. E adesso saliremo sul piano delle due piccole per ascoltarne anche di loro il suono. Perfetto, ci troviamo sul piano delle due piccole. Questa è la cella campanaria sopra le bocce della sesta campana e adesso ne ascolteremo il suono. Partiamo dalla seconda, di nota Si6. E Do 7. In questo video vi farò ascoltare alcune suonate solo per la ripresa, che però vi farò ascoltare anche in un altro momento per provare occasioni. Le campane sono state benedette prima di essere portate in fonderia per incepparle e posizionarle sul castello, quindi probabilmente tra poco farò fare loro un'altra benedizione perché suonino solamente per vere funzioni, per vere occasioni. Vi auguro una buona visione dalla cella campanaria del mio campanilino di Desio. Come ultimo appunto, vi faccio vedere che le balestre non ci sono ancora e dovrò posizionarle. Grazie mille. Spero che il video sia di vostro gradimento.